dei nostri ospiti. Vi dico che sono un po' emozionata oggi a chiudere questa scuola di formazione perché sono stati 3 giorni belli, sono stati 3 giorni belli in cui abbiamo dormito poco, ma visto e imparato tanto. Quando per la prima volta abbiamo scelto l'Abruzzo come terra, l'abbiamo fatto per 2 ragioni. Innanzitutto perché il coordinamento abruzzese si è subito dimostrato non solo disponibile, ma è stato promotore di questa iniziativa, ma anche perché da una terra come l'Abruzzo, che è stata dilaniata dal terremoto del 2009, noi all'Aquila abbiamo visto che le conseguenze sono ancora forti e chiare. Volevamo che proprio dall'Abruzzo partisse un messaggio di rinascita, di speranza, che invece in un momento di forte crisi come quello che vive oggi il nostro paese dovrebbe accompagnare appunto l'intero paese. Quindi noi speriamo che dall'Abruzzo sia partito e poi aumenti e si ingrandisca sempre di più. E non è un caso che noi abbiamo scelto la formula della scuola e non della festa, perché innanzitutto noi pensiamo che questo messaggio comunque di rinascita e di speranza debba partire soprattutto dai giovani, ma dai giovani formati. Perché quando si parla di professionisti si fa sempre in maniera positiva, però oggi invece sentirsi dire del professionista e della politica sembra un'offesa. Professionisti sono coloro che hanno delle competenze specifiche, le competenze si acquisiscono con la formazione, per cui la prima cosa da fare è formare quella che speriamo possa diventare la prossima classe dirigente politica. E noi quindi abbiamo preferito, diciamo, questa formula della scuola di formazione. Anche perché bisogna allontanarsi dalla concezione della demonizzazione della politica, lo diceva prima l'onorevole Formisano, non esiste cioè esiste una mala politica, ma non esiste solo quella, esiste la buona politica che è quella vera, pulita, fresca, poi esiste la mala politica che è quella che politica non è quella che guarda i suoi interessi e non a quello che invece è il bene comune, il tema che è stato centrale nella nostra scuola di formazione. E io sono rimasta tanto colpita da tutti gli interventi dei nostri relatori di oggi, delle scorse giornate, ma c'è stata una frase venerdì dalla dottoressa Fucecchi che mi ha tanto colpito, ha detto: "Non si può avere il senso del comune per risolvere esigenze momentanee e personali". Noi invece di bene comune, di interesse comune, ne sentiamo parlare soltanto in campagna elettorale, quando fa comodo mostrarsi vicini alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, della gente comune. Invece, probabilmente, invece di parlare della vita privata dei nostri politici o delle battute infelici dei nostri vicepresidenti al Senato, dovremmo parlare di più di ambiente, di cultura, di integrazione, di lavoro, come abbiamo fatto in questi giorni. Ieri l'onorevole Tabacci, il nostro presidente, ha parlato di vasi comunicanti. Anche tutti questi temi che noi abbiamo toccato in questi giorni potevano sembrare l'uno distaccato dall'altro, ma in realtà erano dei vasi comunicanti, perché abbiamo visto l'Aquila, abbiamo visto il Parco Nazionale d'Abruzzo e abbiamo parlato quindi della necessità di vedere, cioè di tutelare il nostro territorio e il nostro ambiente, ma abbiamo anche detto che il nostro territorio diventa una parte integrante del nostro bagaglio culturale. Quindi oggi invece abbiamo parlato appunto di cultura con Pamela Villoresi, che io ringrazio per essere stata presente qui oggi. Ma la cultura può diventare e deve diventare anche uno strumento di integrazione. Noi abbiamo incontrato la senatrice Barbara Contini che ci ha parlato di integrazione. Oggi sentiamo continuamente parlare di cittadinanza culturale, di come la cultura possa essere strumento di integrazione. Anche il nostro ministro dell'integrazione, ospite al Festival di Venezia del cinema, ha sostenuto che il cinema, per esempio, può diventare e deve diventare uno strumento per integrare quelle popolazioni che invece sembrano distanti e non facilmente appunto avvicinabili. Abbiamo parlato di lavoro. Siamo ragazzi che provengono da esperienze diverse, ci sono ragazzi che vengono da Italia dei Valori, ragazzi che vengono da ApI, dall'UDC, dei neofiti alla politica, però ci siamo tutti subito ritrovati bene a fare gruppo perché viviamo fondamentalmente le stesse esigenze e gli stessi disagi, quindi siamo quasi tutti coetanei e sappiamo cosa vuol dire, cosa voglia dire per esempio vivere nella disoccupazione. Soprattutto ci sono tanti ragazzi provenienti dal sud Italia in cui la disoccupazione è chiaramente a un livello maggiore. Noi sappiamo che il lavoro è un diritto costituzionale, ma nessuno di noi ha mai pensato che ci dovessero offrire sul piatto d'argento un lavoro. Che cos'è che possiamo chiedere noi come nostra generazione allo Stato?
di attuare quella politica del welfare che magari invece in altri stati d'Europa è già attuata, quindi defiscalizzare, istituire il reddito minimo garantito, comunque incentivare in qualche modo, aiutare i ragazzi a poter costruire un futuro in maniera autonoma. E chiaramente invece io vedo, cioè, c'è stato detto che siamo un po' chiusi, noi non ci adattiamo facilmente. Io invece vi dico che conosco tanti amici laureati, ingegneri, biologi, che hanno cercato di riciclarsi in maniere diverse e disparate e sono rimasti invece intrappolati nella burocrazia degli uffici. Noi prima rimaniamo intrappolati nella burocrazia delle università e poi in quelle degli uffici che ci dovrebbero inserire al mondo del lavoro, quindi semplicemente ci servirebbe qualche opportunità in più, qualche agevolazione in più in quanto giovani. Tornando a noi, chiaramente questa scuola di formazione non deve essere che il primo passo. Noi siamo partiti da qui, sono felicissima che la prima iniziativa nazionale di Centro Democratico sia stata dedicata ai giovani, ma questa è solo la prima iniziativa. L'onorevole Formisano ci diceva della festa nazionale in cui sicuramente noi comunque con una delegazione saremo presenti all'Assemblea Nazionale di Centro Democratico nel prossimo ottobre, perché crediamo che sì, sia necessario vivere la giovanile, ma sia anche necessario integrarla e vivere anche il partito in sé per sé. Quando ci siamo incontrati per la prima volta, è stato il primo gruppo promotore, diciamo, si è incontrato a maggio nella sede nazionale di Centro Democratico e insieme a noi c'era qualche candidato al comune di Roma che ci è venuto a salutare. Uno di loro mi ha detto: la giovanile deve essere la spina nel fianco del partito. Noi saremo sicuramente la spina nel fianco del partito, ma vogliamo anche essere un'officina di idee per Centro Democratico e quindi crescere insieme a voi. Grazie. Grazie a te. Prima di concludere tutto volevo fare dei ringraziamenti. Voglio ringraziare Gino Milano per averci ospitato, tutti i ragazzi dell'Abruzzo, Pierluigi, Emanuele, Pierfrancesco, scusate se mi dimentico qualcuno, Valentina che ci ha dato una mano grandissima, Matteo e Daniele, che anche loro, lo staff che ci ha supportato, Raffaele, Luca, Riccardo, Valentina che mi ha anche sopportato, oltre che supportato in questi mesi di preparazione. E poi in ultimo, ma non ultimo, chi ci ha dato l'opportunità vera di farla questa scuola? Quando noi ne abbiamo parlato con Pierluigi la prima volta, abbiamo detto: noi la vogliamo fare, ma ce la faranno fare? Con chi dobbiamo parlare? Dopo due giorni mi è arrivata una telefonata e Pino mi ha detto: ma quindi quando la facciamo la scuola? Quindi è stato un